Roma di giorno. Le notizie della capitale con Elisa Mariani. Buongiorno e bentrovati ad un nuovo appuntamento con Roma di giorno, l'approfondimento giornalistico dedicato alle notizie di attualità e cronaca della capitale. Oggi partiamo con la cultura perché c'è un cortometraggio che lo scorso anno ha vinto il premio Zavattini e che ora sarà riprodotto al Torino Film Festival. Il regista è un giovane romano di 32 anni che oggi è nostro ospite ed è nostro ospite proprio per parlarci di tutti i dettagli di questo cortometraggio che è stato realizzato in una maniera del tutto particolare. Quindi io vorrei dare il benvenuto a Davide Crudetti. Ciao Davide, ben trovato! Ciao a tutte e tutti, buongiorno. Grazie per la tua disponibilità. Inizierei proprio parlando di questo cortometraggio. Come nasce? Come è stato realizzato? Sì, il cortometraggio si intitola Comunisti e nasce dentro al premio Zavattini, che è un premio di riutilizzo del materiale d'archivio promosso dalla Fondazione dell'Archivio del Movimento Operaio Democratico insieme ad altri grossi archivi italiani come quello dell'Istituto Luce, di Omovies ed altri. È un bando molto bello perché permette ai giovani autori che lo vincono di usare, tanto materiale d'archivio a cui attingere per fare il proprio cortometraggio. Il mio film è parte della mia storia familiare. Io sono nato nel 1991, che è l'anno in cui appunto nasco io, ma muore anche il più grande partito comunista d'Europa, quello italiano, e cade l'Unione Sovietica. Io vengo da una famiglia comunista, mio padre di lotta continua, mia madre del partito comunista, parliamo ovviamente degli anni 70-80, e sono cresciuto con quei valori e con quei dettami, tra virgolette, lì. Quindi mi trovo nell'oggi, nel presente, a cercare di a rileggere un po' quella storia, a cercare di capire tutte queste cose che in qualche modo mi sono state trasmesse e messe addosso, come posso trovare il modo di usarle nel presente. È vero che è stato realizzato riutilizzando appunto materiali di archivio, come tu hai specificato, ma puoi spiegarci un pochino meglio che cosa si intende? Sì, l'archivio della Fondazione AMO, del Movimento Operaio Democratico, è un archivio che raccoglie tantissimo materiale, soprattutto per quanto riguarda le lotte operaie, dagli anni, adesso non vorrei dire cose imprecise, però insomma soprattutto quello che ho usato io è soprattutto materiale degli anni 70-80, che era un po' l'epoca in cui i miei genitori facevano appunto quel tipo di militanza. Quindi il dialogo che c'è nel film è tra un archivio familiare e privato, che è quello registrato all'epoca dai miei genitori, video, fotografie, eccetera, con un archivio pubblico che è l'archivio appunto del Movimento Operaio, che è un archivio in cui in qualche modo a livello diciamo metaforico ritrovo i miei genitori dentro quelle manifestazioni, dentro quelle piazze. Questo cortometraggio, oltre ad aver vinto il premio Zavattini, come abbiamo detto in entrata, sarà riprodotto al Torino Film Festival, che immagino sia una grande soddisfazione per un regista comunque molto giovane come te, no? Sì, abbiamo già fatto la proiezione ufficiale, in cui il film è stato proiettato fuori concorso insieme a un lungometraggio che si chiama Ok Boomer, che è un lungometraggio che parlava dell'esatto contrario, cioè erano due registi tra i 50 e i 60 anni che rileggono il loro passato militante e provano a dialogare con le proprie figlie un po' più giovani di me. Quindi questo dialogo è stato molto interessante perché ha permesso a due generazioni diverse, la mia e quella, diciamo, dei miei genitori più o meno, di dialogare su un passato che è comunque molto ingombrante sia per chi l'ha vissuto sia per i figli, tra virgolette, orfani, no? Di quel passato. Il film sarà riprodotto anche, insomma, ci sarà la replica sabato 3 dicembre, sempre qui a Torino, e insomma ha iniziato il suo viaggio festivaliero in un modo molto bello, perché il Torino Film Festival è da sempre poi un riferimento per chi fa cinema indipendente di, insomma, questo tipo. E sarà diciamo riprodotto anche in altre città? In questo momento non lo sappiamo, nel senso che stiamo aspettando varie risposte da festival anche internazionali che sicuramente arriveranno, e quindi poi pian piano capiremo la vita del corto. Ovviamente i cortometraggi hanno sempre una vita complicata a livello di distribuzione, nel senso che oltre ai festival è molto difficile nelle sale dargli uno spazio per l'Italia quantomeno, quindi aspettiamo risposte da altri festival, ma sicuramente un suo viaggio se lo farà, ecco.
Tu nelle tue dichiarazioni parli del fatto che, come hai anche brevemente accennato all'inizio, quando tu nasci nel 91, quindi negli anni 90, in quell'anno è come se si creasse una spaccatura in un certo senso, no? Tra quella che sarà la tua generazione e anche la mia, perché siamo insomma quasi coetanei, abbiamo solo un anno di differenza, e quella al contrario dei nostri genitori. Secondo te qual è la differenza più, diciamo, più eclatante, più forte tra queste due generazioni? Ma io, essendo del 91, avevo 19 anni nel 2010, quindi di fatto nasco con molte possibilità, da una famiglia appunto comunista, ma anche operaia, quindi diciamo di classe media negli anni 90, ma comunque da figlio unico con tutte le possibilità, quindi ho fatto il liceo classico, ho potuto appunto decidere di fare il regista, tutta una serie di cose che ai miei genitori in qualche modo non erano state possibili, no? E poi a un certo punto nel 2010, con la crisi economica e con tutto un periodo storico che conosciamo molto bene e che ha un po' cambiato la direzione in qualche modo del nostro mondo, del mondo occidentale, a 19 anni mi sono ritrovato in un mondo che appunto andava da un'altra parte, e quindi ci siamo ritrovati, secondo me, come generazione a dirci: ok, adesso come la riaddrizziamo, no? Come riaddrizziamo i nostri percorsi, cosa facciamo? Quindi siamo un po' una generazione, secondo me, che ha vissuto tra due mondi, che continua a vivere tra due mondi, cioè tra un benessere in cui da bambini in qualche modo molti di noi, ovviamente non tutti, però molti di noi sono cresciuti, e poi tra una precarietà, un'incertezza, una paura del futuro, no? Per vari aspetti, sia quello economico, sia ovviamente tutto quello che riguarda il futuro ambientale del mondo e dell'umanità, però con un'incertezza che viviamo quotidianamente e con cui facciamo i conti anche poi nelle nostre vite individuali e personali. Assolutamente, diciamo che quello che caratterizza di più la nostra generazione, o magari dei ragazzi poco più grandi di noi o poco più giovani di noi, è proprio l'incertezza. Tu che cosa ti senti di consigliare ai tuoi coetanei o comunque ai ragazzi, diciamo, vicini alla nostra generazione? Vuoi dargli un consiglio? Ma che non so se... Io quello che penso è, cioè la parola che mi viene in mente è... in tema con il corto è resistenza, nel senso che resistenza anche personale e individuale, cioè penso che siamo una generazione per certi versi, ripeto, fortunata per gli anni dell'infanzia eccetera, però anche un po' magari non è sfortunata al termine giusto, però sicuramente che vive in un mondo che proprio non è facilissimo da vivere, no? Soprattutto appunto a livello lavorativo, di cercare di raggiungere quelle ambizioni che ci hanno detto che potevamo raggiungere e che poi si sono rivelate più difficili di quelle che pensavamo, almeno questo è il mio caso, ma anche di molti miei coetanei. Quindi il consiglio è stare sul pezzo e cercare di tenere botta e di tenere duro in un'epoca che, storica, che sicuramente verrà ricordata e che non è sicuramente semplice, insomma. Tu sei d'accordo con chi dice che la nostra generazione, o comunque anche le generazioni successive, purtroppo sono costrette a pagare un prezzo che è in realtà legato a ciò che hanno fatto le generazioni precedenti? È esagerato, secondo te, dire questo, o un pochino, diciamo, è vero questo assunto? Guarda, al Torino Film Festival il dibattito è stato molto interessante, soprattutto su questo tema, perché i due registi dell'altro film, appunto, dicevano che la loro generazione aveva delle colpe e che in qualche modo cercavano di farsele dire, no? Dalle proprie figlie, cercavano di parlarne. Sicuramente quella generazione delle colpe le ha, ma come penso le abbiano poi alla fine tutte le generazioni, e penso che sia anche un dibattito un po' sbagliato in questo momento, questo, nel senso che non si tratta di dare colpe, ma si tratta di capire tutti insieme che cosa possiamo fare, no? Per cambiare un po' il corso degli eventi. Poi quando parliamo di questa cosa parliamo soprattutto ovviamente del futuro ambientale del pianeta dove viviamo, che poi è la cosa più dirimente rispetto a questo tema. Io penso che come generazione... È un tema che ti sta particolarmente a cuore, quello dell'ambiente? Guarda, cerco a livello individuale e collettivo di portarla avanti e di
fare in modo che si cambi un po' quella direzione, no? Penso che le generazioni dopo di noi, dopo la mia, in questo siano più brave e abbiano più strumenti, nel senso che sono già cresciute in un mondo che andava in quella direzione, che stava in un disastro ambientale abbastanza avanzato, e quindi quella generazione là è quella che in questo momento davvero sta facendo di più e sta provando con più forza e più strumenti a dare un contributo. Noi, secondo me, noi della nostra generazione e quelli prima dovremmo cercare di stare un po' al seguito, no? di capire qual è il problema e di cercare di non di risolverlo, perché risolverlo penso che sia impossibile, ma di cercare quantomeno di andare nella direzione più giusta. Beh, un po' la filosofia, tutti quanti nel nostro piccolo cerchiamo di fare qualcosa affinché il sistema vada in una certa direzione, no? In un certo senso, quindi magari fare anche delle piccole azioni quotidiane che ci portino, ecco, a migliorare lo stato di benessere del nostro pianeta, che ricordiamolo non è proprio dei più splendenti, ecco. E, dobbiamo fermarci però per un minutino di pausa, restate in nostra compagnia, in compagnia del giovane regista Davide Crudetti, per continuare a parlare anche degli altri progetti che ha messo in campo questo giovane regista romano, con film e cortometraggi che ha fatto già in passato, e per continuare a parlare di questo stacco generazionale che viene messo in luce soprattutto con il suo recente cortometraggio Comunisti. Restate con noi. Bentornati a Roma di Giorno, l'approfondimento giornalistico dedicato alle notizie di attualità e cronaca della capitale. Il nostro spazio di oggi si è aperto parlando di cultura, in particolar modo di un cortometraggio che recentemente, lo scorso anno, ha vinto il premio Zavattini e che ora è stato riprodotto al Torino Film Festival. Verrà riprodotto anche nei prossimi giorni e siamo in attesa di capire se questo cortometraggio sarà appunto riprodotto anche all'estero. Ma ne siamo assolutamente certi. Il lavoro parla di un vero e proprio spacco generazionale tra quella che è la generazione appunto più vicina a noi e quella passata, quindi quella degli anni 70 e 80. Il regista, un giovane ragazzo romano che è il nostro ospite di oggi, Davide Crudetti, ha messo in luce come a partire dagli anni 90 si sia proprio spaccata in un certo senso la società, dividendo quelle che sono poi due generazioni che sono molto diverse tra di loro, ma che potrebbero avere molto in comune. Davide, tu nelle tue dichiarazioni hai appunto messo in luce come gli adulti, in un certo senso, per dirla così, anche se siamo già adulti anche noi, gli adulti ripetono sempre che a 30 anni è ora di costruire, no? Però prima di costruire bisogna capire chi siamo. Tu lo hai capito? Allora, sicuramente ho capito delle cose, però penso pure che quella è una domanda ovviamente che a livello drammaturgico ci serviva, e che penso che sia una domanda molto grossa a cui rispondere. Uno chi è lo capisce man mano, no? Immagino vivendo, e scopre probabilmente dei lati alle diverse età anche diversi. Sicuramente ho capito che tipo di persona provo a cercare di essere, che tipo di vita più o meno provo a costruire, però insomma è un viaggio anche quello, quindi è in corso. Quindi, diciamo, è una cosa molto lunga che non si può capire, diciamo, con un cortometraggio, ecco, quello sicuramente. Però magari, ecco, tu hai intrapreso una strada specifica, immagino, no? Vuoi parlarcene? Cioè, che tipo di persona punti a diventare? Anche allora, questa è una domanda difficile. Sì. Come generazione, diciamo che l'altro tema è anche legato al lavoro, no? Siamo una generazione che spesso si riconosce, molte di noi, si identifica nel lavoro che fa. Quindi, per esempio, nei dialoghi spesso la domanda che cosa fai, di che cosa ti occupi, è sempre una domanda molto centrale, il che probabilmente ha dei lati positivi, ha anche dei lati negativi rispetto a identificare la propria persona col proprio lavoro. Io, per il lavoro che faccio e la vita che ho intrapreso, le due cose, diciamo, sono molto vicine, perché faccio il regista di cinema, occupa tanto della mia vita, è privato e pubblico, come c'è anche nel corto Comunisti, dove di base è la mia vita e quella dei miei genitori, quella della mia compagna Paola Dimitri, che è anche coautrice del corto, che è messa al servizio, no? Poi di un lavoro. Quindi la mia vita in questo momento è un po' questa, e questa è un po' la direzione verso cui sto andando. Beh, però una bellissima direzione. Sì, dai.
bella, a tratti complicata, però insomma, sì. Parlando invece del tuo percorso precedente, vuoi raccontarci gli altri film o comunque cortometraggi che hai già realizzato, partendo un po' anche dal tuo percorso di studi, no? Allora, io sono laureato al DAMS di Bologna, e poi sono stato 4 anni in Spagna, a Madrid, dove ho iniziato a lavorare dai 20 anni in poi con un collettivo di cinema, e è lì un po' che ho imparato tutto poi quello che ho messo un po' in campo dopo. E dopo questi 4 anni sono entrato al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, per il periodo del propedeutico, quindi 4 mesi. Dopodiché ho girato il mio primo documentario in Cina, che si chiama Mingong, e da lì è un po' iniziata il mio viaggio in questo mondo. Dopo Mingong sono entrato a far parte di una casa di produzione che si chiama Zalab, che è una casa di produzione che ha già una ventina d'anni di cinema documentario, e attraverso Zalab, insomma, ho iniziato a lavorare sempre un po' di più e a scrivere e a dirigere i miei primi film. Diciamo che in generale, in tutti i lavori che ho fatto fino adesso, mi sono sempre occupato di identità, per tenere un macro tema largo, nel senso che tutti i lavori che ho fatto partono da un po' dalla domanda che dicevi tu prima, no? Chi si è? Quindi Mingong, che è un film su documentario su migranti che dai piccoli villaggi cinesi vanno a lavorare nelle megalopoli, è un film che si interroga su che cosa si diventa se per 30 anni si lascia la propria terra d'origine e si va a lavorare in un posto completamente diverso. La stessa parola Mingong. Sono due caratteri, uno è contadino e uno è operaio, quindi di fatto è un ragionamento sull'identità e su come anche una parola che ti classifica e caratterizza poi ti cambia, no? In qualche modo l'identità. L'ultimo mio documentario, qui non c'è niente speciale, su giovani pugliesi che riprendono antiche tradizioni e decidono di rimanere al sud in controtendenza con i loro coetanei, è un po' lo stesso discorso, nel senso che anche lì c'è un ragionamento su chi si decide di essere, no? Andando a volte anche in controtendenza. E comunisti è un po' la stessa cosa, nel senso che parte dalla stessa domanda, applicata in quel caso un po' più a livello personale. E Dopo comunque. tra tutti questi lavori, ce n'è uno che ti ha segnato di più, o comunque uno al quale sei più affezionato rispetto ad altri? Guarda, comunisti è sicuramente quello che mi rappresenta in qualche modo di più, nel senso che porta, che ha dentro, al di là della storia individuale, varie cose a cui sono molto legato, e un tema che è quello politico che vorrei continuare a sviluppare. Infatti, da Comunisti nascerà, sta nascendo, un film di lungometraggio che si chiama Il Grande Buco, che di fatto è un po' lo sviluppo di quello che si può vedere in Comunisti, quindi una storia personale con la S minuscola che intreccia la storia con la S maiuscola, quindi un presente mio, della mia compagna e coautrice del film, Paola Dimitri, che ci poniamo delle domande, si chiama Il Grande Buco perché dobbiamo chiudere un buco tra due stanze. Abbiamo un salone doppio, se chiudi il buco c'è una cameretta in più per un bimbo, se non lo chiudi la cameretta non c'è. Questo piccolo buco rappresenta il grande buco della nostra generazione, no? Il buco politico di cui parlavamo prima, il buco di direzione, di capire dove stiamo andando e, nel caso in cui si fa un figlio o una figlia, qual è l'eredità che gli si trasmette. Beh, diciamo, devo dire una tematica molto interessante quanto molto forte. Cioè, c'è anche molta psicologia comunque dietro le tue realizzazioni, correggimi se sbaglio, perché questa ricerca di identità, di capire chi siamo, ha dietro un risvolto molto psicologico, no? Se vogliamo. Sì, è anche un po' una psicologia, adesso non voglio usare termini impropri perché non è il mio, però è anche un po' su base sociale, no? Cioè anche capire un po' l'epoca in cui siamo e quindi a cascata chi siamo noi. Quindi io stavo per chiederti quali sono i tuoi progetti futuri, ma tu mi hai un pochino anticipato perché, da come ho capito, ci sarà questo lungometraggio poi sviluppato su Comunisti. Ci sono anche altri progetti futuri di cui vuoi parlarci, vuoi quantomeno anticiparci qualcosa senza spoilerare nulla, per usare un termine cinematografico? Guarda, questo è il progetto, diciamo, principale, anche perché sarà un film complesso e lungo da sviluppare e produrre.
per cui probabilmente uscirà tra un anno e mezzo o qualcosa del genere. Un altro progetto con cui, con Paola Dimitri, che è, ripeto, la coautrice, una regista teatrale, e quindi con lei facciamo anche tutta una, un lavoro che invece è più su materia teatrale. Stiamo sviluppando anche un progetto itinerante su quattro territori, sui quattro elementi, quindi aria, acqua, fuoco e terra. Ogni elemento applicato a un territorio e su come l'uomo in questi territori ha consumato il territorio, ha, diciamo, insomma, dato un contributo non certo positivo a, a far cambiare quei territori e a cambiare la vita di... Anche questo è un tema, devo dire, molto attuale, no? Sì, sì. Bene. Noi lavoriamo comunque prettamente con l'attualità, quindi, con la contemporaneità più che con l'attualità. Bene. Prima di ringraziare di cuore Davide Crudetti e di lasciarlo e di mandare la pubblicità, vorrei far vedere il trailer, appunto, del tuo film. Quindi ti saluto e ti ringrazio veramente di cuore, Davide, per la tua disponibilità, e mando il trailer così i nostri telespettatori potranno vederlo. Grazie a voi, è stato un piacere, a presto. Mandiamo il trailer. Andava tutto bene fino a una settimana fa. Poi abbiamo smesso di parlarci per colpa di questo buco tra le due stanze. Paola diceva che era meglio tirare sul muro e avere la possibilità di una cameretta in più per un bimbo. Questo buco, dice Paola, è la dimostrazione di quanto io non sia capace di immaginare il futuro. A me però sembra che il futuro non lo immagini decidendo se tirare sul muro della cameretta per un bimbo oppure no. Perché anche se tiri sul muro, quel buco rimane lo stesso. È un buco di orientamento, di direzione, di senso. È un buco che quando lo senti arrivare, all'improvviso sembra che rimani solo tu e scompaiono tutti quelli che hai intorno. Ci siete rimasti male perché ho detto eravate, ma io intendevo perché il comunismo è morto e quindi... Vabbè, ma noi continuiamo a rimanere comunisti però. Beh, ci stanno più, però io come valori, come ideali, sono pure comunista. Quindi sono comunista pure io? No. No, secondo me sì. I miei genitori erano comunisti. E io? Io che cosa sono? Quelle sono impronte educative, c'è niente da fare. Sicuramente tu sei uno di impronte educativa comunista, è logico. Bentornati a Roma di Giorno, seconda parte del nostro approfondimento giornalistico dedicato alle notizie di attualità e cronaca della capitale. Andiamo ora su un tema molto interessante quanto importante, cioè che cosa si cela dietro al mondo di Amazon, come è strutturato l'assetto lavorativo di questa famosa azienda che si occupa, come voi saprete, di shopping online, è riuscita ad imporsi nel mercato economico degli ultimi anni in una maniera incredibile, soprattutto durante i due anni di pandemia. Vi facciamo vedere un brevissimo video che vi spiega l'argomento che ora andremo a trattare. Io invece mi chiamo Massimiliano, ho passato i 50, avevo perso il lavoro, ma adesso mi hanno appena assunto da Amazon. Oddio, proprio assunto, no? 3 mesi rinnovabili, però figo, dai, così posso conoscere dal di dentro il lavoro del futuro, il mondo del futuro, tutti i segreti di cosa succede quando tu ordini un pacco sul web. Questa realtà nuova, lo spirito del terzo millennio, che a starci davvero lì in Amazon è tutto magico ed eccitante, quasi come se fosse sempre il primo giorno. It is always day one. Sì, ma nel senso che lì dentro non ci capisci mai niente, e sei sempre precario, sei sempre in bilico, e non sai nemmeno perché. Eccitante però lo è. Pure Ulisse mi sa che deve essersi eccitato quando ha rischiato le penne con Polifemo, pure Dante quando è andato all'inferno. Però Dante c'aveva Virgilio a fargli compagnia. Io no, io sto da solo, a meno che mi accompagnate voi. Questo è il trailer di un'inchiesta che diventa un vero e proprio racconto disincantato e, se vogliamo, anche ironico. E l'autore Massimiliano Cacciotti ha voluto mettere in luce appunto cosa si cela dietro al mondo di Amazon. Però lo chiediamo direttamente a lui perché è il nostro ospite di oggi. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno a te e buongiorno a tutti.
Grazie per la sua disponibilità. Inizierei proprio chiedendole tutti i dettagli di questo, diciamo, di questa inchiesta racconto. Certo. Sì, allora, è un vero e proprio racconto, non ha il crisma dell'inchiesta, anche se è all'interno di un lavoro che poi è stato fatto da Punto Critico, che ha pubblicato questo mio racconto multimediale, che ha realizzato anche l'inchiesta sul mondo di Amazon. Ma Amazoniade vuole semplicemente essere il racconto di quello che succede a un lavoratore che per un anno, poco meno di un anno, lavora all'interno di una fabbrica, di un magazzino Amazon. È una storia comune a migliaia di persone, perché poi quasi la totalità dei lavoratori Amazon sono lavoratori precari che lavorano per un periodo che va da un mese, tre mesi, sei mesi, 11 mesi, 12 mesi al massimo, e poi vengono mandati via dall'azienda regolarmente. Allora, quello che voglio riuscire a capire io, dottor Caciotti, è lei ha lavorato per un anno in questo hub di Passo Corese, se non vado errata, giusto? Come mai ha lavorato per appunto per questo periodo? Perché lei è un giornalista. Io sono un giornalista e di solito i giornalisti fanno questa cosa, che si nascondono, fanno finta di essere gli operai per poi fare le loro inchieste. Nel mio caso non è andata così, semplicemente il mondo dell'editoria, come molti sanno, è stato in crisi, c'è stata poi la pandemia, io avevo anche un'attività collaterale che era quella di organizzazione eventi, un'attività che nel periodo del lockdown non era possibile svolgere, e quindi mi sono trovato, come molte altre persone in Italia e nel mondo, in difficoltà, ho deciso di fare questa esperienza. Non c'era la voglia di introdurmi di nascosto all'interno dei magazzini, ma semplicemente di lavorare in un mondo abbastanza nuovo, un mondo anche molto accogliente, se vogliamo, perché poi i dipendenti di Amazon sono dipendenti che vanno dai 20 ai 60 anni, anche di più, e non c'è nessun tipo di discriminazione, né da un punto di vista dell'età, né da un punto di vista anche del colore della pelle. C'è un'ampia democrazia, anche se una democrazia un po' strana, poi magari ne parleremo. E ho semplicemente lavorato lì per qualche tempo. Ovviamente la mia professione di giornalista mi ha portato a osservare attentamente tutto quello che succedeva intorno e a decidere poi di raccontarlo, sia con un racconto scritto, sia con delle immagini, perché poi Amazoniade è un racconto multimediale, cioè sia scritto che in video, che con dei disegni ai quali ha partecipato Emanuele Giacopetti, che ha collaborato con me per quanto riguarda la parte, ecco, vediamo. Sì, infatti stiamo vedendo i disegni appunto realizzati proprio da Giacopetti. Quindi, se posso essere un pochino più specifica, che cosa c'è che non va in questa società di Amazon e nello specifico magari nell'hub di Passo Corese? Che cosa ha notato che non funziona? Beh, dipende da che punto di vista. Dal punto di vista di Amazon funziona tutto benissimo, nel senso che è un'organizzazione molto ben strutturata e che riesce a fare un business e ha occupato il mercato in maniera capitale in tutto quanto il mondo ormai. Da un punto di vista del lavoratore di Amazon, le cose che non vanno sono diverse. Il primo è quello che dicevo prima, cioè l'estrema precarietà del lavoro, cioè sempre i contratti sono a tempo brevissimo, c'è sempre l'ansia di dover essere rinnovati per il mese successivo, anche perché i contratti hanno una durata molto breve, esistono addirittura i contratti che durano una settimana. Mediamente un contratto dura 3 mesi con possibilità di rinnovo. E questo è un aspetto che sicuramente non va. L'altro è anche una precarietà della tipologia del lavoro, cioè lo dico poi all'interno del racconto, in uno dei primi capitoli, sembra come se fosse sempre il primo giorno, dico anche nel trailer, perché in realtà anche il ruolo che uno ha all'interno del magazzino è
non è sempre lo stesso, si viene sballottati da una parte all'altra, da un reparto all'altro, non si sa bene il perché, anche perché tutto quanto non è regolato da delle persone fisiche che gestiscono il lavoro, ma da un algoritmo. C'è un'altra particolarità che è all'interno di Amazon, ed è quella che quelli che nelle fabbriche classiche potrebbero essere chiamati capi reparto, quelli vengono chiamati lead o manager con termini anglosassoni, perché poi c'è anche questo fatto, questa caratteristica di un linguaggio finto inglese che si capisce solo all'interno di Amazon, una persona normale fuori non riesce a capire. E questi lead, questi manager sono spesso delle persone che hanno 20, 25, 28 anni, non di più. Mentre invece chi è i loro sottoposti solitamente sono molto più anziani, anche di servizio a volte, rispetto a chi li guida. Questa è una cosa particolare, strana, perché solitamente, no, in qualsiasi posto di lavoro c'è la persona giovane che è appena entrata, e poi ci sono dei salti di carriera, per cui le persone che hanno qualche anno in più, 30, 40, 45 hanno i ruoli di comando. Lì questo meccanismo è quasi invertito. Il motivo, la ragione è molto semplice. Primo, perché un 20-25enne è un nativo digitale, quindi gestisce l'algoritmo, ha un'abitudine a essere guidato da un algoritmo maggiore rispetto a un quarantenne. Il secondo, che proprio perché ha meno esperienza, ha anche meno filtri, cioè qualsiasi sciocchezza che venga decisa dall'algoritmo, lui la mette in pratica, perché non ha acquisito quell'esperienza sul campo, proprio su quello che accade, per poter dire no, questo è giusto e questo è sbagliato. E tant'è che poi i lead e i manager non guardano fisicamente quello che succede nei reparti in cui si lavora, ma guardano esclusivamente i loro tablet H24, senza rendersi conto magari di cose pratiche che il tablet non segnala, che ne so, un pacco che è caduto, cosa che l'algoritmo non prevede, o altre cose di questo genere non esistono in un magazzino Amazon, semplicemente perché l'algoritmo non prevede che possano esistere, ma poi in realtà invece esistono, perché i pacchi cadono, si rompono, vengono danneggiati, si ingrossano, succedono tante cose come nella vita normale, succedono, che Certo. un algoritmo, un computer a volte non è in grado di prevedere. Quindi è letteralmente tutto gestito da un algoritmo o è esagerato dire questo? Cioè, è come se la cosa fosse gestita da un computer. Non è affatto esagerato, anzi dico una cosa che sembrerà un po', sembra quasi una battuta, ma in realtà è così, e ne parlo anche nel racconto. C'erano dei fogli con dei test attitudinali che venivano periodicamente fatti ai dipendenti. In questi fogli c'erano dei refusi, degli errori di battitura, cose semplicissime che potevano essere corrette in 3 secondi da chiunque, insomma, bastava mettere, che ne so, una doppia che non c'era, un numero che era stato scritto sbagliato e che quindi non faceva poi tornare i conti, cose di questo tipo. Quando abbiamo chiesto come mai non fossero mai corretti questi fogli con questi test e venissero di volta in volta riproposti sempre uguali con gli stessi errori di battitura, ci fu risposto che anche correggere un foglio scritto per un test attitudinale era una cosa che doveva essere fatta dall'algoritmo che veniva gestito non a Passo Corese, ma nella sede centrale dell'area mediterranea che sta a Barcellona. Per Quindi farle proprio capire che tutto quanto è gestito a tutto livello è centrale. gestito,
Esatto, tutto quanto gestito esattamente da un computer, come sottolineava lei. E devo fermarmi per il solito minuto di pausa, però restate con noi in compagnia di Massimiliano Cacciotti per continuare a parlare di questa inchiesta racconto di Amazon a Passo Corese. Restate con noi. Bentornati a Roma di Giorno, l'approfondimento giornalistico dedicato alle notizie di attualità e cronaca della capitale. Ultima parte del nostro spazio, continuiamo a parlare di questa sorta di inchiesta, racconto, un long form multimediale realizzato dal giornalista Massimiliano Cacciotti, che per un anno, quasi un anno intero, ha lavorato nel lab di Passo Corese. Parliamo dell'azienda Amazon. Con il suo occhio critico da giornalista, ovviamente ha realizzato un racconto raccontando appunto i dettagli in una maniera anche disincantata e ironica. Questo long form multimediale è disponibile su internet dal 25 novembre, quindi invitiamo i nostri telespettatori che avessero la curiosità appunto di approfondire questa tematica a vederlo. Si tratta di un long form multimediale diviso in 20 capitoli con 20 video, dove sono presenti anche dei disegni realizzati da Emanuele Giacopetti. Ora vorrei chiedere al nostro ospite di oggi, che è proprio appunto Massimiliano Cacciotti. Lei ha dichiarato testualmente che gli antichi avevano capito che non c'è niente di più vero che raccontare una storia che sembra falsa. Perché si rischia di non credere a quello che lei ha raccontato, o c'è un altro significato dietro a questa dichiarazione? No, è semplicemente che, ecco, non amo particolarmente definirla un'inchiesta in cui qualcuno cerca di dire, ecco, se l'avessi definita così vorrei trasmettere in chi legge, in chi guarda l'idea che io ho la verità su Amazon. No, io semplicemente racconto una storia, racconto le emozioni che ci sono da parte dei lavoratori, dei lavoratori, chi vive in quel tipo di esperienza e racconto una storia che può interessare anche chi non ha mai lavorato dentro Amazon, perché secondo me Amazon è un po' la prefigurazione di quello che diventerà, anzi, in parte già diventata la nostra società anche al di fuori del magazzino di Passo Corese. Semplicemente mi piace raccontare la storia, raccontare storie più che fare inchieste, così come facevano gli antichi che raccontavano delle cose reali sotto forma anche di mito, penso all'Iliade. Infatti, non a caso ho chiamato Amazzoniade questo racconto, o penso alla Divina Commedia di Dante, che sotto metafora fa un racconto politico, se vogliamo. Ecco, questo è il tipo di taglio che io do, cioè, raccontando delle storie anche divertenti, in alcuni capitoli sono anche molto ironici e che però sotto hanno un messaggio che ritengo importante per tutti quanti, soprattutto sentivo nella prima parte della trasmissione che parlava delle nuove generazioni, soprattutto per le nuove generazioni, perché le nuove generazioni si trovano di fronte a questo mondo che rischia di essere guidato da algoritmi e che intanto c'è da capire chi ha impostato questi algoritmi, perché gli algoritmi non è che siano neutri. Gli algoritmi hanno sempre qualcuno che in base a determinati criteri ha deciso che un algoritmo faccia delle cose o delle altre. E però invece di prendersi la responsabilità, come succedeva in passato, anche di scelte sbagliate, vengono messe sotto forma di scienza, tecnologia, quindi asettica. No, l'algoritmo non è sempre asettico. E secondo, spesso non tiene conto delle cose umane. Come dicevo prima, non tiene conto dei refusi su un foglio stampato, non tiene conto di un pacco che cade, non tiene conto, faccio un altro esempio, di cui non tiene conto l'algoritmo di Amazon, che ovviamente Amazon fa pacchi. Per fare dei pacchi, i pacchi vengono chiusi con del nastro adesivo. Dopo un po', il rotolo di nastro adesivo finisce, è una cosa impossibile da evitare. Ecco, l'algoritmo immagina che esistano dei rotoli di nastri adesivi infiniti che non finiscono mai, e quindi
mette anche il lavoratore in una condizione particolare, perché chi si allontana per prendere un nuovo rotolo di nastro adesivo per proseguire il lavoro, viene considerato che non sta lavorando. Cioè, ci sono cose anche abbastanza brutte, sembrerebbero banali, ma non sono banali, ecco, forse è questo che è più importante. Quindi, secondo il suo occhio critico da giornalista, ma anche da lavoratore, appunto, di quasi un anno in questa azienda, secondo lei che cosa dovrebbe essere cambiato a livello lavorativo? Quindi non parliamo soltanto di Amazon, parliamo anche di altri aspetti della società, perché in un certo senso questo lavoro che lei ha realizzato è come se fornisse una fotografia un po' della nostra società, no? Cioè, queste cose che lei ha raccontato purtroppo non accadono soltanto nel lab di Passo Corese ad Amazon, ma possono accadere anche in altri contesti. Secondo lei il mondo lavorativo da dove dovrebbe ripartire per migliorare? Sì, ma sono cose che accadono in quasi tutti i contesti, anche nelle redazioni, in alcune delle redazioni in cui ho lavorato, cioè, ci sono meccanismi molto simili. Ormai è un meccanismo generalizzato e intanto la cosa importante è che le nuove generazioni prendano coscienza di quanto sta accadendo. Sentivo nella prima parte della trasmissione si parlava di un film che si chiama Comunisti. Ecco, in passato sia a destra che a sinistra comunque c'era una coscienza anche sindacale, diciamo, maggiore rispetto a quella che vedo oggi tra le persone che hanno meno di 30 anni. E questo rischia di essere il primo problema, perché chiaramente Amazon, giustamente dal suo punto di vista, fa i propri interessi, che non sono certo gli interessi di chi lavora per Amazon. E non perché Amazon abbia condizioni di lavoro particolarmente gravose, anzi, diciamo che Amazon è una delle aziende che paga meglio gli operai, quindi da questo punto di vista tanto di cappello, ma li rende eternamente precari, che appunto nella prima parte della trasmissione sentivo che è il problema più sentito da chi adesso ha 30 anni o meno di 30 anni. Questo è il primo problema, ma che non si risolve se non c'è intanto coscienza del problema, cosa che spesso non c'è. Da parte di chi è più giovane, certe cose vengono considerate normali e inevitabili, quando in realtà non potrebbero non essere. Amazon però ha dichiarato recentemente che proporrà degli aggiustamenti, è stato proprio definito tra virgolette questa parola, no? Aggiustamenti. Secondo lei sarà sufficiente, cioè aggiustamenti a livello lavorativo? Bisognerebbe capire che cosa si intende per aggiustamenti a livello lavorativo, ma secondo lei ci sono buone possibilità che magari, ecco, questa situazione possa migliorare in questo senso? No, anzi, la interpreto in maniera molto negativa. Questi aggiustamenti significa che Amazon farà meno di moltissimi dipendenti, cosa di cui non uscirà nemmeno notizia, o quantomeno non avrà una grande importanza sui giornali, perché in realtà non si tratterà di licenziamenti. Quando una grande azienda licenzia delle persone che sono a tempo indeterminato, scoppiano scioperi, ne parlano, i sindacati intervengono, ne parlano i giornali. Amazon, siccome il 90% dei lavoratori Amazon sono dei precari, che quindi hanno dei contratti a scadenza, sarà sufficiente non rinnovare quei contratti, eccolo lì, senza dover mettere in mezzo sindacati o clamore giornalistico, che l'aggiustamento è fatto. In più è una cosa, secondo me, anche prevista fin da subito. Buona parte del lavoro che viene attualmente fatto nei magazzini Amazon da personale fisico, cioè da persone che come me fanno i magazzinieri o altro lavoro all'interno di Amazon, può già oggi essere fatto tranquillamente da un robot. Amazon ha la tecnologia, infatti anche nel magazzino di Passo Corese metà del magazzino è gestito direttamente dai robot, ma potrebbe essere gestita anche l'altra metà dai robot. Se Amazon non lo fa è semplicemente perché ha interesse da un punto di vista d'immagine, perché poi Amazon è una società che cura molto la propria immagine esterna e ci tiene,
da un punto di vista dell'immagine, poter dire al mondo: noi diamo lavoro a 1 milione di dipendenti in tutto il mondo. Adesso non so quali siano i numeri reali, però potrebbero essere anche più di 1 milione. Beh, fa un effetto diverso che dire: noi diamo lavoro a 10 persone e a 1 milione di robot. E Ovviamente. quindi non meccanizza, non robotizza certi magazzini o certi settori semplicemente per questo. Prima di concludere, altrimenti poi me ne dimentico, chi vuole Sì. vedere, leggere il racconto, vedere i video può andare su puntocritico.info/Amazon e lì trova tutto quanto il materiale. Bene, infatti stavo proprio per chiederglielo di dare qualche diciamo, riferimento in più per far capire ai nostri telespettatori dove poter leggere e ascoltare anche questa, diciamo, questa cosa che lei ha realizzato. Sì, e poi su Punto Critico trovate, puntocritico.info, trovate anche altri lavori che sono stati fatti, sempre in relazione a Amazon. Uno è un podcast che si chiama Amazoniani, e sono le chat autentiche di lavoratori Amazon, in quel caso di un magazzino del Polesine, nel nord Italia. Quindi è praticamente riprodotto quello che i lavoratori Amazon si dicono fra loro in questa chat, ma è molto interessante da ascoltare. E poi c'è un altro lavoro che si chiama Mappi Amazon, in cui viene fatto vedere come si è sviluppata in Italia la rete dei magazzini Amazon e dimostra come la logica che Amazon persegue per occupare dei territori, per andare a installare un magazzino nuovo in una città o fuori città, ha una logica che non è soltanto di tipo economico, ma è la logica di un esercito quando si muove sul campo per occupare un territorio. Bene, quindi una panoramica veramente interessante. Io sono costretta a chiudere, quindi ringrazio di cuore il giornalista Massimiliano Cacciotti per la sua disponibilità, per averci illustrato appunto, diciamo, questo testo, questa opera, vogliamo definirla così perché lei non ama definirla inchiesta, che appunto potete trovare su puntocritico.it. Opera va benissimo. Bene, grazie Va veramente di bene, cuore. grazie a voi. Grazie a voi, Le grazie a voi. Il nostro spazio di oggi termina qui, noi torniamo nuovamente domani dalle 13 alle 14 in diretta sul canale 14. Nel frattempo vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo una buona giornata. Roma di giorno, le notizie della capitale con Elisa Mariani.